benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questo è un video che evidentemente andava fatto 2 anni e mezzo fa o più or sono, cioè quando ho aperto il canale. Come tanti ho dato per scontato che le persone avessero un'idea di come funzionano i tarocchi, visto che seguono delle letture, o che almeno avessero capito nel tempo come ci si approccia a questo mondo. Va approfondito da subito un aspetto essenziale per me. Io non sono una cartomante, quindi non uso i tarocchi per uno scopo fine a se stesso. Per me i tarocchi sono uno strumento di guarigione, per cui il mio modo di approcciarmi ai tarocchi sarà diverso da quelli che magari fanno tipi di lettura molto più fattuali, molto più mirate a dare un'interpretazione della realtà per quanto riguarda gli aspetti materiali. Detto questo, comunque credo di fare un servizio benefico a chiunque offre servizio di lettura tarocchi, perché vado a spiegare un po' quelle che sono le dinamiche più semplici e anche forse quelle più scontate, che però evidentemente hanno bisogno di chiarezza. Dunque, mi sono scritta dei punti per non perdere il filo del discorso e assicurarmi di andare a vedere tutti gli aspetti di questa dinamica. Direi che assolutamente la prima cosa che chi si rivolge a un lettore di tarocchi deve considerare è il lettore di tarocchi stesso. Allora, ogni persona ha la sua maniera di lavorare. Da una parte c'è l'aspetto della personalità della persona, quindi chi segue un certo canale avrà una certa idea di chi è che sta dietro alla lettura dei tarocchi. E si sarà fatto anche un'idea, magari anche solo da una lettura, ma si sarà fatto un'idea di quello che può essere il mondo interiore della persona che legge i tarocchi. Perché dico questo? Perché le esperienze della persona, lo sfondo culturale della persona, la maniera di credere, di approcciarsi all'esistenza della persona, indubbiamente vanno a compromettere, a modificare, a intaccare quello che è poi l'interpretazione di uno strumento come quello dei tarocchi. Faccio un esempio. Chi si rivolge a me sa che io, per esempio, non seguo nessuna religione e non ho nessun pensiero specifico relativamente a nessuna religione. Per cui se quando mi si approccia, mi si chiede, per esempio, perché Dio ce l'ha con me, la mia risposta sarà prima di tutto chiarire che per me il concetto di Dio non esiste. Per cui posso cercare di dare un'interpretazione rispettando quelle che sono le credenze della persona, però io credo che se la stessa persona si rivolgesse a qualcuno che ha il suo stesso tipo di standard concettuale, probabilmente comunicherebbero meglio. Non è detto, ok? Però ci sono delle strutture che stanno all'interno di ogni persona che danno un'interpretazione anziché un'altra della realtà, il che non significa che l'interpretazione sia giusta o sbagliata, significa che l'elaborato che uscirà dalla bocca della persona che fa la lettura sarà magari più o meno in grado di andare in profondità nella persona che riceve la lettura. C'è anche da dire che una persona che fa i tarocchi e che ha una limitata capacità di esprimersi, difficilmente avrà anche una buona capacità di veicolare il messaggio che vuole recapitare. Una persona di mentalità aperta, il che non significa non avere attaccamento e un senso di presa a quella che è la realtà di tutti i giorni,
ma significa semplicemente avere rispetto delle credenze altrui, reputare che qualunque cosa in realtà è possibile. Ecco, una struttura di questo tipo dà anche accesso a chi ascolta la lettura, a chi la riceve, ha magari dei concetti che fino ad ora non aveva valutato, e quindi un lettore di tarocchi che dispone di strumenti quali un buon linguaggio, una buona apertura mentale e soprattutto rispetto verso chi pone la sua domanda può veicolare un messaggio molto più utile, sicuramente più comprensibile e più profondo. Che cosa accade però quando magari si idealizza una persona che legge i tarocchi, si chiede una lettura a questa persona e si riceve una risposta che è magari un po' dura? Allora, come chi si rivolge a me sa benissimo, quando io ad esempio rispondo alla prima mail in cui mi si chiedono informazioni su come avere una lettura con me, io tra le prime righe scrivo sempre: mi raccomando, se vi rivolgete a me sappiate che vi viene detta la verità, per cui non si tratta di giudicarvi, si tratta semplicemente di essere pronti a usare le informazioni che vi darò al vostro meglio. Per cui io sono fedele alla verità, non ho bisogno di, come dico spesso, di accarezzare l'ego di chi mi si rivolge. Per cui che cosa succede? Ci sono persone che purtroppo, lettori, navigano su questo, si mettono in una posizione di rilievo rispetto a chi si rivolge a loro e quando fanno una lettura si prodigano a dare consigli. Ora io vorrei dire che il consiglio non si dà a nessuno, perché ognuno ha il suo diritto e dovere di scegliere come condurre la propria vita, quindi chi fa letture dovrebbe ricordarsi che è un veicolo, è un mezzo perché la persona che gli si rivolge possa elaborare la sua realtà in maniera per se stessa proficua. Quindi i consigli sono da evitare, se non da limitare, perché poi ci sono sempre le situazioni in cui, per esempio, qualcuno si rivolge a me per un problema X e quel problema X magari ha a che fare con qualche problema di interiorità, di salute, cose di questo tipo, quindi posso dare un consiglio, posso dire: guarda, questa è una tecnica che ho notato funziona, prova a vedere se io ti consiglierei di provare, però non consiglierei mai a una persona di stare con il marito o con l'amante o di fare una carriera anziché un'altra o cose di questo tipo. Infatti questo mio modo di essere, di vedere le cose, si riflette pienamente nelle mie letture, tanto che io credo che molti si rivolgano a me per problema X e poi vedano come in realtà la lettura porta ad affrontare un problema Y. Alzi la mano chi non si è trovato a fare una lettura di questo tipo con me, però poi il risultato arriva e la persona sa fare la sua scelta con cognizione di causa. Questo, ripeto, è alla base del mio modo di lavorare, del mio modo di credere, e chi si rivolge a me sa che questo è ciò che trova o forse lo impara. Comunque io sicuramente sono chiara dall'inizio. Ecco, ugualmente quando ci si rivolge a qualcun altro si deve capire a chi si sta rivolgendo, no? Detto questo, io direi che non si tratta poi di andare a vedere se, al contrario, no? In una sorta di specchio, se chi fa la lettura, se il lettore è una persona altamente morale. Non è una questione di morale, è una questione di rigore interiore, ok? Quindi non sto mettendo un giudizio morale, non sto mettendo un giudizio religioso, nessun giudizio. È una questione di sapere che si mette parte del nostro tempo, anche dei nostri soldi ovviamente, nelle mani di una persona che dovrebbe quantomeno gestire quello che gli chiediamo di aiutarci a gestire in maniera cosciente. Arrivati a questo punto, io direi assolutamente che è doveroso approfondire il rapporto che poi si può instaurare tra lettore e cliente. Uso questo linguaggio proprio per farvi capire che non ho nessuna intenzione di pormi su una cattedra e dire: io sono brava, io faccio le cose giuste e gli altri non capiscono niente, oppure chi si rivolge a me mi dovrebbe dare del lei. Cosa tra l'altro che vado a sottolineare quando qualcuno mi manda una prima mail e mi si rivolge dandomi del lei, che so essere una cosa abbastanza normale, soprattutto in Italia, come segno di rispetto, però io rispondo sempre: non ti preoccupare, diamoci pure del tu, che non, voglio dire, non sono un'autorità
riconosciuta dalla divinità estrema. Che succede quando si affronta una lettura, quando ci si rivolge per le proprie questioni a un lettore o come me a qualcuno che opera nell'olistico e quindi ha una visione un po' più umana, un po' più spirituale delle cose? C'è la tendenza, che è giusta, a empatizzare, no? A sviluppare empatia con l'altra persona, tanto da parte del cliente quanto da parte del lettore. Dico che è normale, però dico anche che va tenuta a bado, cioè quando ci si rivolge a un lettore non ci si rivolge a un amico, non ci si rivolge a un confidente, né tantomeno a un amante, per cui il rispetto deve essere reciproco e con rispetto intendo anche il rispetto dei limiti e dei confini, perché per esempio mandare 1000 mail a un lettore per dare 1000 aggiornamenti di quello che avviene nella propria situazione è prima di tutto inutile, secondo molto confusionario, perché mette veramente chi riceve le mail nella posizione di trovarsi a doverle eliminare, leggere per essere sicuro che non ci sia magari, non lo so, qualcosa di importante da sapere, crea, come dicevo, una sorta di confusione, sicuramente dà molto fastidio e travisa completamente il senso di rivolgersi a qualcuno che può dare un aiuto con una lettura di tarocchi. Per cui mi raccomando, ricordate questo, l'empatia è normale, siamo umani ed è giusto in un rapporto di questo tipo in cui c'è confidenzialità, perché è giusto che ci sia, altrimenti la lettura non porta i risultati che si vogliono, non va confusa, ok, la disponibilità di un lettore con la sua voglia di essere dei confidenti. Non è assolutamente una cosa da fare, è una mancanza di rispetto e anche probabilmente una mancanza di comprensione di quello che sta accadendo. Non so come lavorano gli altri, io noto che ci sono persone però che interagiscono con i loro clienti in una maniera che io oblitero come non appropriata. Intendo, rispondono continuamente ai messaggi e messaggini, si rivolgono alle persone dicendo tesoro, amore, cara, messaggiano continuamente. Ecco, una delle ragioni per cui non uso WhatsApp è proprio questo: non voglio avere persone che entrano nel mio spazio personale senza una richiesta specifica. Ci sono persone che si rendono disponibili a qualunque orario, in qualunque momento, non è un atteggiamento professionale e vi spiego anche che non è un atteggiamento che suggerirei a nessuno che opera nell'olistico soprattutto. Perché? Perché implica che ci sia uno scambio di energia. Una persona che fa il mio lavoro e lo fa seriamente, questo intendo, ha bisogno di gestire le sue energie come meglio crede, ha bisogno di tempistiche lunghe di pausa e di recupero e ha bisogno sicuramente di sentire che il proprio spazio non è messo in discussione. Come chi fa una lettura dovrebbe garantire questo, così chi la riceve dovrebbe garantire altrettanto, ok? Io non sono qui per tirare le orecchie a nessuno, però se in cuor vostro notate di essere un po' fuori dalle cose che sto dicendo, correggetevi, insomma. Tutti possono sbagliare, tutti possono non capire subito. Allora, arriviamo poi alla questione di fare la domanda giusta. Qui mi viene da ridere perché vedo che è una cosa che va molto a personalità in realtà. Allora, ci sono tante persone che anche dopo un certo periodo che lavorano con me mi mandano le mail un po' confondendomi come l'amica e un po' non capendo come funziona, mandano una mail con scritto questo è, non lo so, l'ultimo periodo della mia vita, ho bisogno di chiarezza. E ad esempio mi mettono in una serie di domande tipo voglio sapere del lavoro, poi mi descrivono un rapporto e dicono ecco voglio sapere di questa cosa. Allora io nelle mie mail sono molto chiara, dico sempre mi raccomando non troppe informazioni a meno che non siano necessarie alla comprensione di quello che si sta chiedendo, come ad esempio distinguere il rapporto tra un amante e un fratello è una cosa sicuramente importante. Il messaggio poi viene recapitato comunque, ma io non capisco il senso di fare gli oscuri o di occultare informazioni sapendo che si paga per avere un servizio che ha anche una tempistica limitata e si cerca di avere una risposta. È controproducente, è prendersi per i fondelli da soli, quindi
La risposta arriva, è la stessa, però magari dei dettagli cambiano, magari alcune interpretazioni possono essere fatte meglio, perché se uno ha il preconcetto che stiamo parlando di un fidanzato anziché di un fratello, la lettura avrà termini diversi, ma rimane comunque il risultato finale, perché quando si fa una lettura non si pensa a Tizio, Caio, Sempronio e la loro faccia e il loro codice fiscale e i pantaloni che c'hanno addosso, ma si pensa a energia X. Quindi basta l'intenzione. Questo lo dico perché ci sono molte persone che, non capendo niente di queste cose, poi si prodigano anche a cercare di spiegare a me, come ad altri sicuramente, come in realtà dovrebbe funzionare, come la loro idea di come dovrebbe funzionare in realtà è. Per cui sappiate che il tarocco funziona come specchio per vedere delle energie. L'interpretazione va fatta poi da chi queste energie se le trova sul tavolo in forma di carta. Per cui già da una parte c'è sicuramente la componente umana della persona che legge, è inevitabile. Più una persona riesce a mettere da parte se stesso, più il messaggio riesce a essere recapitato in maniera più pulita. Ecco perché chi riceve informazioni da me in una lettura spesso mi sentirà dire: guarda, io credo che a vedere questa cosa io ti direi che, però sappi che l'energia qui, siccome non mi sembra di comprenderla completamente, perché comunque non ho una conoscenza a 360 gradi di ogni dettaglio della tua vita, questa è l'energia. Se a te l'interpretazione può essere magari tarata in un'altra maniera, io consiglierei di farlo, perché comunque qui stiamo parlando di energie. Io sto cercando di darti degli strumenti per comprendere quello che stai facendo con energia X o Y. Quindi, per dire, ho una situazione traumatica a lavoro, va benissimo spiegarla brevemente, ovviamente, perché si vuole solo sapere qual è la dinamica, per poi recapitare una risposta che sia congruente, cercare di soddisfare i bisogni della persona. Questo è lo scopo. E quindi poi si deve però anche procedere a fare delle domande chiare, che sono del tipo, non lo so, perché questa persona a lavoro ce l'ha con me? Oppure io mi sento molto in ansia in questa situazione lavorativa. Come posso affrontare il mio ambiente lavorativo in maniera da non sentirmi come una pezza ogni giorno della mia vita? Queste sono domande che prima di tutto sono chiare. Poi spetterà al lettore magari cambiarle, modificarle per avere una risposta giusta, opportuna dalle carte. Però chiedere, per esempio, ok, la classica domanda, troverò l'amore, è un uso veramente limitato, sciocco, superficiale, non così produttivo di quello che è il potenziale delle carte. Già le carte non sono fatte per leggere il futuro, però siamo umani, lo facciamo tutti, è inutile girarci attorno. Quello che ha senso fare, infatti chi mi fa domande di quel tipo vede la risposta che do e può testimoniare tranquillamente, vado a vedere, per dare la soddisfazione che uno mi chiede, se continuando su questa linea temporale, con le energie che continuano a svilupparsi in questo senso, c'è la possibilità che qualcuno si avvicini e si manifesti. Però subito, nel giro di poco, lascio questa strada, do proprio la risposta a 1 o 2 minuti, perché è una strada che non porta a niente, perché presuppone che il futuro sia una serie di eventi già predeterminati, che non è. E quindi vado a vedere piuttosto quali sono i blocchi che non permettono di avere l'amore nelle tempistiche magari che ci piacerebbe, o se ci sono delle ragioni universali per cui l'anima ha scelto che in quel momento la persona non deve sperimentare amore romantico, o se in realtà ci sono altre ragioni. Questa è la maniera giusta di approcciare uno strumento di, non voglio chiamarlo di previsione, ma chiamiamolo uno strumento di lavoro interiore, ok? E questo lo dico non solo per lo strumento dei tarocchi, ma qualunque altro strumento io o altre persone mettono a disposizione. Questo se volete usare questi strumenti come crescita personale. Se invece li volete usare ad un altro scopo, ve lo dico subito, non rivolgetevi a me, perché a parte che non trovo senso, voglio dire, nell'usare le mie energie con cose che non hanno a che fare con la mia vibrazione, ma non è neanche qualcosa che reputo utile in generale, per cui la cosa migliore che io possa fare è rifiutare questo tipo di letture. E capita, come capita, che persone che si rivolgono a me, si rivolgano a me come sicuramente si rivolgerebbero a qualcun altro, confondendo, ripeto, il mio ruolo
e pensando magari di avere la solita pacchetta sulla spalla in cui l'ego si rafforza e si sente rassicurato. Sappiate che se venite da me non vi sentite rassicurati neanche un po', che non significa che ogni volta vi distruggerò, anzi vi dirò semplicemente la verità, però in quanto tale la verità ha mille capacità in base a quello che vogliamo farne. Per cui ho rifiutato, e anche qui ci possono essere i testimoni, ho rifiutato letture a persone che magari ho detto meglio se provi ad affrontare un percorso di terapia con qualcuno, secondo il mio parere, o meglio se prima fai chiarezza dentro di te, o meglio se prima scendi a patti con il fatto che a questa domanda ho già risposto in altre letture, o tu ora stai solo cercando di avere qualcuno che ti dice che cosa fare con la tua vita. Ci sarà qualcuno là fuori che si gonfia tutto nell'ego, nel decidere di accogliere questa posizione, di avere questo valore nella tua vita. Per me invece è un valore che quasi, passatemi l'espressione, quasi trovo offensivo, perché non, di sicuro non sono qui, come si dice, a pettinare bambole, non ho voglia di dire a chi che sia cosa deve fare del suo tempo, proprio non mi interessa, non penso proprio di avere la qualifica per dire a nessuno quello che devono fare del loro tempo e delle loro scelte. Per cui mi raccomando sempre attenzione alle aspettative, a quello che credete di ottenere, a quello che è la persona che avete davanti e quindi a quello che credete siano le risposte che andate cercando. Ci sono anche persone che si rivolgono a me dicendomi: guarda, onestamente sto vivendo questa situazione, non riesco a capire che domande dovrei fare. Allora vedete, questo è un approccio molto onesto, molto sincero, io cerco di fare dal mio, di dire: guarda, da quello che scrivi, perché io do molto valore alla scrittura, ecco perché preferisco come primo filtro la scrittura e quindi l'interazione attraverso mail, dico: dalla scrittura riesco a capire cosa una persona vuole e di solito dico: guarda, io partirei da qui, senza andare a toccare mille argomenti, partirei da questo nucleo o questi due nuclei, dopodiché vedrai se sviluppare il percorso in un senso o nell'altro, comunque queste sono le prestazioni che posso garantire. E vedi tu, insomma, questo è il mio armamentario, diciamo, con cui possiamo affrontare questa situazione. Mi raccomando, attenzione a quelli quindi che vi trattano come dei bambini, hanno poca capacità di empatia, si mettono su un piedistallo rispetto a voi, sono sicuri sempre di tutto al 200%, ci vuole ovviamente rigore, ci vuole certezza interiore, perché comunque chi fa il mio lavoro fa un lavoro non di guida ma di compasso, lo chiamo io, per cui quando uno non ha molto il senso dell'equilibrio dice sono in piedi, sono seduto, che cosa sta avvenendo? Però non sta a persone come me darvi la forza poi di risollevarvi, quella ve la autogenerate quando avete compreso le ragioni del perché state in piedi, seduti o distesi, ok? Questo dovrebbe essere un rapporto sano e di crescita con una persona che fa il mio lavoro. Che cosa altro dire? Fatemi vedere qui nei miei appuntini. Ma direi che abbiamo toccato un po' tutti i punti. Beh, c'è anche questo da dire. Indubbiamente, per esempio, interagire direttamente con una persona, come ad esempio nel caso, io uso Skype, nel caso di un'interazione diretta su Skype c'è la possibilità di fare delle domande in diretta e quindi magari se ci sono dei dubbi di avere delle risposte subito. Nel modo che uso io di lavorare vi assicuro che ci sono risposte che arrivano comunque, perché sono molto puntigliosa, amo assolutamente mettermi nei panni dell'altro, sono umana anch'io, so benissimo cosa frulla per la testa la gente. Sono anche empatica proprio per via naturale, purtroppo e per fortuna, e quindi riesco a dare delle buone risposte, però sicuramente dal vivo ci sono, c'è quel contatto umano che è diverso, no? Come nelle guarigioni. Non per dire che il contatto diretto è meglio o peggio, io addirittura reputo che il contatto via video sia molte volte meglio, perché la persona può poi andare a vedersi il video registrato in una tempistica posteriore, quindi magari se si parla soprattutto di un video che affronta tematiche personali, non solo tematiche superficiali come lavoro, l'amore, ma personali, quindi di crescita personale, magari subito non si colgono delle parole, non si colgono degli sviluppi che si possono cogliere dopo, si possono usare queste letture come dei capisaldi, come delle pietre miliari per capire che cosa uno fa, no? Con il suo tempo e vedere che progressi ha fatto o cosa ancora deve andare a sistemare.
Forse sarà necessario, chi lo sa, fare anche un video siccome si affronta un percorso con un operatore olistico. Se qualcuno ha voglia che io affronti anche questo tema, lasciatemi pure un commento e con calma, sapete, con calma e con la mia tempistica affronterò anche quello se necessario. Credo di avervi detto tutto quello che era necessario. Mi raccomando, se c'è qualche dubbio che avete, lasciate pure una domanda sotto, cercherò di rispondere, così lo dico a tutti, quando si tratta di affrontare un video dei miei, come questo intendo, andate a vedere se magari tra i messaggi qualcun altro ha già fatto la vostra domanda, perché capita, io concepisco il mio canale soprattutto come una comunità, per cui cerco di rispondere quando mi arrivano le notifiche, cerco di rispondere a tutti quelli che posso, ovviamente rispondo in maniera carina e comprensibile a chi si rivolge a me con rispetto, a quelli che presuppongono o che rivolgono a me le loro frustrazioni o che pensano di parlarmi cercando di avere una risposta che non hanno mai trovato nella vita, non funziona così e non sono qui per intrattenere, voglio dire, il popolo. Quindi mi raccomando, interagiamo sempre con rispetto l'uno dell'altro. Quando vedete che il mio rispetto manca, sappiate che avete veramente superato i limiti. Detto questo, io vi ringrazio assolutamente di essere qui. A me fa tantissimo piacere riscontrare il vostro interesse nel mio lavoro. E vi auguro sicuramente una buona ripresa di vita. Speriamo che al tempo attuale di questa lettura siamo a metà febbraio. Speriamo che tutto il mondo riprenda al meglio. La dico così perché mi viene da ridere amaramente. E vi auguro sicuramente il meglio, vi auguro di affrontare delle letture tarocchi o altri tipi di lavoro nella maniera più matura possibile, ok? Vi abbraccio tutti quanti e noi ci vediamo sul prossimo video. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!